Robbins, sei tu quella che ha letto i libri alieni? Cosa succederà esattamente quando lo accenderemo senza cristalli della vita? Avrei impiegato anni per leggere tutto Boston e non ho capito la metà di quello che ho letto. Ma non c'è dubbio che questa macchina sia pericolosa. L'alieno ci aveva avvertito che ci sarebbe costato più di quanto ci aspettassimo. Cosa significa? Potrebbe voler dire che solo accenderla potrebbe costarci la vita. Credi che abbia manomesso questa cosa? Forse alla macchina occorre altro, oltre ai cristalli della vita. Potrebbe privare della vista colui che l'adopera. Allora userò io i controlli. Non essere assurdo. Potrebbe anche non succedere niente. Oppure potrebbe uccidere chiunque non fosse ai controlli. Voglio soltanto dirti. Niente a dì. Ce la faremo insieme a tornare a casa, Maggie. Non sono una sentimentale, Boston. Non stavo per dirti addio. Voglio solo che mi prometti una cosa. Dopo tutte le promesse che non ho mantenuto con Brink, vuoi che ne faccia una a te? Quello che è successo con Brink non si poteva evitare, Boston. So che manterrai la parola con me. Quale sarebbe questa promessa? Se muoio e tu vivi, non usare i cristalli della vita su di me. Non mi riportare in vita. Hai capito? Ne sei sicura? Ho visto quello che è diventato Brink. Non voglio che succeda la stessa cosa anche a me. Non salveresti Maggie Robbins, ma creeresti un mostro, con la mia memoria, la mia faccia. Non lo fare. Promettilo. Te lo prometto, Maggie. E lo stesso vale per me, va bene? D'accordo. E adesso devi dirmi la verità su una cosa, Maggie. Sei sicura di non aver scoperto da qualche parte che può succedere qualcosa alla persona che maneggia i comandi di questa macchina? Non ne so più di te su quello che succederà quando si accenderà questa cosa. Se stai mentendo, sarò un tantino scocciato. Sì, lo so. Ecco, ci siamo. Che sarebbe successo? L'occhio. Ha funzionato. L'occhio è restaurato. Ne valeva la pena. Va a casa. Maggie. Complicato!
Avrei dovuto saperlo che l'inventore aveva un'altra carta da giocare. Quella era l'ultima occasione dell'inventore per fermarmi. Riuscirò a raggiungere spazio-tempo 6. Riuscirò a portare la gente di questo posto a casa e loro riusciranno a costruirmi una nave stellare che mi riporterà sulla Terra. Suppongo che questa sia la vera sfida. Può un uomo pratico proveniente dalla Terra riuscire a fare quello che tutti i costruttori di questo posto non sono riusciti a fare? Posso andare su spazio-tempo 6 e riuscire a ritrovare la strada della realtà? C'è solo un modo per scoprirlo. È bellissimo! Ci si può perdere facilmente qui. No. No, non andrò oltre in questo posto. Rimango qui, da dove potrò uscire di nuovo. Sei forte quanto ci aspettavamo, umano. Ti posso capire! Nello spazio-tempo 6, tutte le menti viventi comunicano perfettamente. Sei sulla soglia, umano. Tu ci mostri il sentiero per tornare alla vita, alla realtà. In un posto dove un giorno moriremo, sì, ma dove prima potremo avere una vera vita. Tutto, il passato e il futuro, posso vedere tutto. Ma qual è la realtà? Ora torna indietro, umano, portami a casa. Il mio popolo ha di nuovo il suo corpo, le sue ossa, le sue vite. Ci siamo davvero dei piccoli davanti loro. Tutto quello che vorrei, adesso che i miei amici sono morti, è tornare sulla Terra per raccontare a tutti com'è accaduto. Perché non farlo raccontare a loro? Come lo vorrei. Tu conosci la strada per casa, ma io conosco tutti gli altri sentieri attraverso lo spazio e il tempo. Aspetta, non tornare là dentro. Ti ho portato un regalo. Maggie, Brink, siete vivi. Ci eravamo persi, ma questo essere ci ha trovati e ci ha riportati qui. Quando sei morta io... Insomma, sono felice di vederti. Non so se sono altrettanto felice di vedere te, Boston. Non hai mantenuto la tua promessa. Mi spiace. Non volevo continuare senza di te. Ma lo sapevi che quello che i cristalli riescono a dare non è la vita. Non ero io, insomma. Ma adesso sei tu. Sì, sì, certo, sono io. E mi sono liberato anche della pazzia dei cristalli. Ce l'hai fatta, Lo? No, è stato il nostro amico qui. No, il merito è tutto tuo. Un tempo veneravamo un grande inventore perché ci aveva aperto la porta all'eternità senza fine. Ma tu ci hai aperto il sentiero alla vera vita. Sono solo un uomo che vuole tornare a casa. La mia gente sta già preparando una grande astronave di cristallo per portarti là. Ma possiamo tornare, non è vero? Voi e chiunque altro ne abbia il desiderio. Siete delle persone giovani, forti e piene di speranze e di passione. Abbiamo molto da insegnarvi. E voi avete molto da condividere con noi. Ci sarà un'amicizia per sempre tra le nostre specie. Spero che tu abbia ragione. Non tutti gli esseri umani sono carini come noi. Oh sì, certo. Questo lo so. Tutte le specie più giovani sono così. Ma non preoccuparti.
Se qualcuno della tua specie cerca guai, li schiacceremo come insetti. Certo, è molto rassicurante. La nave è quasi pronta. Andate a casa e dite al vostro popolo quello che abbiamo compiuto qui. Raccontare alla gente. Quello è compito di Maggie. E riportarci a casa. Quello tocca a te. Ce l'hai fatta, Boston. Grazie, Boston. Tutti noi ti siamo riconoscenti, Boston Low.